Buonasera a tutti, e riprendiamo il nostro laboratorio dal basso, tipicità made in Puglia. Dopo, ecco, la prima sessione di questa mattina, dove abbiamo riflettuto essenzialmente sul marketing territoriale applicato alla valorizzazione dei prodotti tipici all'interno di una comunità e in particolare qui a Minervino, seguendo il percorso della Cima di Rava, ma ecco, può essere un discorso valido anche per altri prodotti, e ci ha guidato in questa prima fase formativa il dottor Paolo Sessa di Catanzaro, che è presidente della cooperativa Le Georgiche di Cosenza, scusate, non di Catanzaro, presidente della cooperativa Le Georgiche. Inoltre si occupa di formazione proprio su questi temi specifici. Oggi pomeriggio è con noi Stefano Radaelli, che si occupa di formazione nel campo della progettazione sociale, dico bene, proviene da un territorio del nord Italia. Mezzago è il tuo paese, giusto? E Monza Brianza, quindi siamo in Lombardia, e la sua esperienza particolare che lo lega a questo laboratorio è l'esperienza dell'Asparago Rosa. È un consorzio, giusto, nato lì in questo territorio, che si occupa appunto della produzione e valorizzazione di questa specificità territoriale. Inoltre, Stefano Radaelli è vicino anche un po' al percorso della nostra associazione MAT5, che proviene un po' dall'esperienza del progetto Policoro ed è formatore nazionale appunto del progetto Policoro. Ecco, questo un po' per inquadrare il relatore di oggi pomeriggio, che sarà con noi anche domani, e a lui ora lasciamo la parola per proseguire in maniera laboratoriale e creativa questo percorso. Prego. Grazie. Credo di non dover usare il microfono. Lo Sì, lascio a te. tu hai la voce. Ok. Vabbè, intanto vi ringrazio di essere qua. Spero vi divertiate un po' oggi pomeriggio. Nonostante il fatto che, avendo la digestione in corso, magari, insomma. Allora, mi è stato chiesto di fare un intervento tra oggi e domani, oggi di parlare della mia esperienza relativa alla valorizzazione dell'asparago rosa, oggi pomeriggio, e domani invece di provare a tratteggiare alcune caratteristiche che potrebbe avere un consorzio di promozione di prodotti tipici locali, immaginando che questa cosa possa essere calata nella realtà di Minervino, insomma, nel territorio qui intorno, assumendo i prodotti tipici territoriali come punto di riferimento. Allora, abbiamo previsto una pausa alle 17 per rassicurare quelli che hanno necessità fisiologiche di caffeina, di nicotina o altro, insomma, alle 17. No. Come? Se capita, esatto. Vi parlerò quindi oggi pomeriggio dell'asparago rosa, asparago rosa di Mezzago. Ma ho bisogno di avere dei feedback, perché per parlare dell'asparago, alcuni dell'asparago rosa già qualcosa sanno, qua, chi mi conosce qualcosa sa. Ma per parlare dell'asparago rosa si possono raccontare quattro storie diverse, almeno quattro storie diverse. Me le sono segnate, eccole qua. Si può raccontare una storia mitologica, il mito dell'asparago rosa. Si può raccontare una storia ambientalista, asparago rosa come tutela del territorio. Oppure si può raccontare una storia comunitaria, l'asparago rosa come elemento di riconoscimento di una comunità in un prodotto locale, oppure si può raccontare una storia di tipo economico, asparago rosa come prodotto che genera sviluppo locale, occupazione, reddito, ricchezza, eccetera, eccetera. Sono quattro possibili letture di questo prodotto.
Quale preferite? Busta numero 1, busta numero 2, busta numero 3, busta numero 4? Come? Quella comunitaria, lei? Economico produttivo, Michele? Tutte? Va, cioè sì, vale, ma è così. Lei? Come? Mitologica. Te pareva? Mitologica. Per lei è uguale? Comunitaria. Non ho capito? Comunitaria. Voi? Quale delle quattro preferite? A, B o C o D? E sceglietene una. Va bene, le faremo tutte e quattro. E le faremo tutte e quattro perché in realtà è esattamente la cosa di cui vi vorrei parlare. Questa mattina con Paolo, Paolo sì, avete visto, chi era presente, diciamo gli aspetti tecnici di come si fa marketing territoriale. Ma il marketing spesso non è solo comunicazione di tipo commerciale, una comunicazione finalizzata a vendere. Più frequentemente il marketing è comunicazione che ha come scopo quello di riconoscersi in un contesto. E per noi di Mezzago la Sparagorosa è stato molto questa cosa. Parto dall'approccio comunitario, non mi ricordo chi l'aveva scelto, tu, beh, essendo una donna, un minimo di galanteria. E, anzi, parto dall'aspetto mitologico. Certamente sapete che milioni e milioni di anni fa tutto il mar Mediterraneo era ricoperto dai ghiacci. Tutto. Lo ricordi, Re? Era coperto dai ghiacci milioni di anni fa. Anche qua, tutto ghiaccio. Voi ve l'immaginate, la Murge? Guardate fuori, vedete la Murge coperta dai ghiacci. Centinaia di metri di ghiaccio sopra, come fosse il polo. Poi dopo qualche milione di anni il ghiaccio ha cominciato a sciogliersi, adagio, con calma. Ha cominciato a lasciare libero l'Africa e adagio adagio i ghiacci si ritiravano, adagio adagio, così, vedete come fa il ghiaccio, così. Si ritirava e cominciava a formarsi il mar Mediterraneo. Poi si ritirava, cominciavano a emergere delle terre, la Puglia, prima la Calabria, poi la Puglia. Via via, insomma. I ghiacci continuavano a ritirarsi, Dopo alcuni milioni di anni si ritrovarono solo sulle Alpi. Tutto il resto dell'Europa era fondamentalmente sghiacciato, scongelato, tranne che le cime delle Alpi. La cosa interessante è che in questo processo, durato milioni e milioni di anni, la Terra ha subito delle trasformazioni. Mentre i ghiacci si ritiravano, lasciavano sul territorio, da qualche parte dei cumuli di sassi, da qualche parte delle acque, da qualche parte dell'humus, eccetera. Colline moreniche. A Mezzago, all'epoca non era ancora Mezzago, ma a Mezzago, quella che poi sarebbe diventato Mezzago, i ghiacci che si ritiravano sulle Alpi lasciarono un humus particolare, che si chiama ferrino. Un humus che è presente oggi sostanzialmente soltanto a Mezzago. In tutta la pianura padana, che vi assicuro essere molto vado, due coglioni di pianura padana, piatta, così c'è. Cioè. Si possono dire le parolacce ai laboratori da basso? Così. Niki, piccole, qualcosina. Allora, a pianura padana, piatta, piatta, però qui e là. Cioè, quello che voglio dire è che in questo piattume generale, quello che fa la differenza è cosa c'è dentro la terra. E a Mezzago c'è il ferrino. Il ferrino è un humus particolare che effettivamente è stato lasciato dai ghiacciai che si ritiravano sulle Alpi, che ha la caratteristica di essere particolarmente ricco di ferro. Perciò si chiama ferrino.
E quindi è un elemento della composizione del terreno che determina alcune caratteristiche particolari per i prodotti che vengono coltivati in quel territorio. Uno dice, beh, banale, no? Anche le vigne, se sono coltivate in un terreno calcareo, danno un certo tipo di vino, se sono coltivate in un terreno argilloso ne danno un altro, se sono coltivate in un terreno sassoso ne danno un altro, eccetera, eccetera. I sapori del vino, stesso vitigno, cambiano a seconda della composizione del terreno. E così è anche per gli asparagi. Gli asparagi coltivati a Mezzago sono speciali perché sono coltivati a Mezzago, perché il terreno è fatto in un certo modo, perché l'acqua è di un certo modo, perché l'aria è in un certo modo, perché l'esposizione al sole, la modalità di coltivazione, la modalità di cucina, eccetera, è fatta in un certo modo. Gli asparagi rosa sono di Mezzago, quelli lì ci sono solo a Mezzago. Questa è la visione mitologica dell'asparago, il mito dell'asparago rosa di Mezzago. C'è solo a Mezzago, non c'è da nessun'altra parte. Esattamente come le cime di rapa di Minervino Murge stanno a Minervino Murge, non stanno ad Andria. Sono diverse. Quali sono quelle più buone? Quelle di Minervino. E perché sono più buone? Non si sa se sono più buone o meno buone. Quello che si sa è che sono diverse. Se lo chiedete a qualcuno di Andria, a parte quelli che vengono a Minervino a comprare, anche a Andria dicono, boh, qualcuno potrebbero piacergli anche di più quelle di Andria, non è un problema. Quello che importa è che quelle di Minervino sono diverse, perché cambia la composizione del terreno, cambia l'aria, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo è uno degli elementi fondamentali della nostra esperienza. Il prodotto di cui stiamo parlando è un prodotto che è strettamente legato al proprio territorio. L'asparago rosa di Mezzago si fa soltanto a Mezzago. Non si fa nel comune vicino, si fa a Mezzago. Faccio un esempio per intenderci. Prendiamo un vino famoso, il Brunello di Montalcino. Conoscete il Brunello di Montalcino? Dove si produce il Brunello di Montalcino? Sbagliato. Il Brunello di Montalcino si produce anche a 80 km da Montalcino. E uno dice, ma se è di Montalcino, perché si produce a 80 km a Montalcino? Perché vengono rispettate delle procedure di coltivazione che stabiliscono che quello può essere chiamato Brunello di Montalcino. Evidentemente, però, il fatto che la terra sia diversa, l'acqua sia diversa, l'aria sia diversa, l'esposizione al sole sia diversa, eccetera, eccetera, lo fa un prodotto diverso. È una banalità. Però è così. Quando noi utilizziamo le certificazioni IGP o DOC, quindi diciamo quelli sono prodotti di origine controllata, in realtà diciamo semplicemente non che la loro origine è controllata nel senso che è certificato che vengono da quel posto lì, diciamo che vengono seguite delle procedure di coltivazione. Ma poi tu prendi un vitigno di Brunello di Montalcino, lo pianti a 100 km a Montalcino, ci fai il vino e lo chiami Brunello di Montalcino, ma non ha niente a che vedere con il Brunello di Montalcino. Per risolvere questa questione, e qui introduco un po' gli elementi di natura economica, imprenditoriale, anni fa è stata inventata la DECO, che anche voi a Minervino conoscete. La DECO è la denominazione comunale di origine, cioè una denominazione che attesta che quel tal prodotto è stato prodotto in quel territorio comunale, all'interno dei confini di quel comune, non in un territorio indefinito, il Montalcino che varia per 100 km, in quel comune lì. La DECO è importante per questo, certifica che quel prodotto è stato prodotto con quella modalità di coltivazione, ma in quel territorio. Perché è importante questa cosa? Perché ci dice fondamentalmente che ci sono dei prodotti che sono locali e che hanno certe caratteristiche per il fatto che sono coltivati lì. E che quindi se io sul mercato di Milano trovo
delle cassette di cime di rapa, sono scritto produzione Italia, prima categoria, a 99 centesimi, guardavo ieri al mercato, tra 99 centesimi e 1,50 euro a seconda della bancarella al chilo. A Milano, quartiere Niguarda. Non ho capito. A quanto? Ma quanto è la stagione delle cime di rapa? Comunque dicevo, quando io trovo sul mercato un questo voglio dire. Quello che voglio dire è esattamente questo. Se io trovo sul mercato un prodotto che si chiama cime di rapa, a quel prezzo lì, e che l'unica cosa che le caratterizza è prodotta in Italia, può essere un qualsiasi prodotto. Il suo valore in realtà è relativamente poco significante. Se io trovassi cime di rapa di Minervino Murge, magari non a 1,50 euro, ma a 2,50 euro al chilo, fosse solo per il fatto che so dov'è Minervino Murge, sarei disposto a pagarle. Anche perché, diciamocelo, non è che si comprano dei gran chili di cime di rapa. Uno va a comprare un chilo, già un chilo gli si riempie la borsa. Io non le ho comprate ieri, devo essere sincero. Però una signora che c'era subito dopo di me le ha comprate, ha detto mezzo chilo di cime, e questo gliene ha date una montagna. Fa, ma no, mezzo chilo, e fa, ma signora, non pesano niente. E gli ha riempito la borsa di cime di rapa. Quasi tutti i gambi, Quello che dicevamo stamattina. Come fa? Quella. E quella ti vendono i commercianti. Del resto voi quando la vendete la pesate, no? Deve essere configurato per avere una certa dimensione. Perché questo è scritto nel protocollo? Nel disciplinare? Ok, dicevo. Dobbiamo mettere un microfono aperto. Se no Niki non ti sente, è un problema. Dicevo, la parte di produzione e commercializzazione di un prodotto tipico è in realtà una parte fondamentale. Noi come abbiamo fatto con l'asparago rosa? Si dice, chissà se è vero, che un emigrante di Mezzago nel 1924 tornò dagli Stati Uniti al paese. Perché sembra incredibile, ma anche dalla Brianza si emigrava, anche adesso per la verità, insomma, questo è un altro discorso. Tornò dagli Stati Uniti in Italia, a Mezzago, e portò dentro a una canna di bambù alcuni semi di asparago. Aveva anche un nome, Ulmus Ken, questo signore. Penso come in tutti i paesi, le famiglie hanno un soprannome. Ulmus Ken è il moschino, non ho una idea del motivo. Che qui a Milano c'è un soprannome familiare. Quello è. E lui si portò i semi, li piantò nell'orto e poi li diede ai parenti, eccetera, eccetera. E alla fine del secondo dopoguerra, diciamo tra il 46 e il 50, la produzione di asparagi era diventata una produzione che tutti i contadini facevano nel loro terreno. Poi, però, lo consumavano a livello familiare, agricoltura di sussistenza pura. All'inizio degli anni 50 i contadini lasciarono i campi come attività principale e andarono a fare gli operai nelle grandi fabbriche della città, per cui Breda, Siderurgica, la Falck, la Pirelli, tutte le persone che lavoravano i campi, soprattutto insomma, quelli più giovani, lasciarono i campi e quindi si perse progressivamente la coltivazione dell'asparago. Rimasero soltanto due o tre persone in tutto il paese. Il paese è un paese piccolo, sono 4.000 abitanti.
adesso, all'epoca era ancora più piccolo. E la coltivazione dell'asparago scomparì fondamentalmente, rimase in questi 3-4 orti privati, ma sparì completamente. Mentre invece quando ce l'avevano addirittura c'erano alcune persone che ne producevano molto di più di quello che riuscivano a vendere, che quindi lo portavano addirittura all'orto mercato, al Verzé. Come si dice Verzé qui all'orto mercato? Vabbè, l'orto mercato. Fare quello che vuoi. E siamo alla fine degli anni 50, nessuno più coltiva l'asparago. Mi siedo. Sto in piedi. Sì. Con la fine della coltivazione dell'asparago così diffusa e le persone che vanno in città a lavorare, succede un'altra cosa importante. E succede cioè che le famiglie hanno un reddito un pochino più significativo e cominciano a volere delle case più belle rispetto a quelle dove hanno abitato fino alla fine degli anni 50. Per cui a Mezzago c'è un'espansione edilizia urbanistica molto consistente. Anni 60 e 70 sono stati gli anni del boom edilizio, non perché siano aumentati gli abitanti, ma perché si è consumato molto territorio per costruire delle case nuove. Anni 60, anni 70. Alla fine degli anni 70 ci si rende conto che questa è una tendenza che non può continuare all'infinito e quindi l'amministrazione comunale, questo è importante anche rispetto alle cose che sono state dette stamattina, in quel caso l'amministrazione comunale, un sindaco molto sensibile ai temi ambientalisti, dice: noi dobbiamo fare qualcosa per tutelare il territorio, per conservare il nostro territorio. Dobbiamo evitare che l'espansione urbanistica edilizia diventi un modo per consumare territorio. All'epoca i campi agricoli di Mezzago erano coltivati a grano turco, fondamentalmente, un po' di foraggio, quindi mais, un po' di foraggio, ma mica tanto, perché poi di stalle da latte non ce n'erano quasi più dalle mie parti, e poi da quello che l'Unione Europea finanziava. Se l'Unione Europea finanziava la soia, piantavamo la soia. Finanziava il grano duro, piantavamo il grano duro. Finanziava l'erba medica, erba medica. Infischiandosene completamente delle tecniche di rotazione dei terreni, di riposo dei campi, eccetera, eccetera. Non c'era nessun interesse su questo. La UE pagava, noi coltivavamo. Risultato, la prospettiva di un impoverimento generale del terreno che avrebbe portato in tutta evidenza a non avere più alcuna convenienza per la coltivazione e di conseguenza avrebbe portato progressivamente ad avere un territorio completamente urbanizzato, antropizzato. E il sindaco e la giunta decisero di fare una proposta che invertisse un po' questa tendenza. Dissero: cerchiamo di dare valore al terreno coltivato, facciamo in modo che la coltivazione produca ricchezza, perché se la coltivazione produce ricchezza, tutta la cittadinanza è interessata a mantenere i terreni agricoli. E quindi non c'è più un problema di conflitto tra chi vuole tenere i terreni agricoli e chi invece li vuole costruire.
Se la ricchezza prodotta dall'agricoltura diventa una ricchezza distribuita in tutta la comunità, per tutti diventa interessante mantenere questa cosa. E quindi il comune stanziò all'epoca 50 milioni di lire. All'epoca di oggi sarebbero 25 mila euro, giusto? Sì. Una cifra abbastanza abbordabile per molte amministrazioni. Insomma. Stanziò 25 mila euro, 50 milioni di lire, per fare che cosa? Per fare un protocollo d'intesa con la facoltà di agraria dell'Università di Milano, per cercare quelli che potevano essere dei prodotti adatti alla coltivazione nel territorio di Mezzago, che potessero anche produrre ricchezza. La facoltà di agraria in 2 anni fece una mappatura di tutto quello che veniva coltivato a Mezzago, in tutti i singoli orti del singolo contadino, anche la persona più anziana in assoluto, ricevette la visita di uno studente che classificò tutto quello che coltivava nel suo orto, anche le cose che stavano in un vasetto che venivano. E in questo modo ci fu una mappatura della diversità biologica che era presente a Mezzago. E una delle cose interessanti che emerse è che c'erano alcuni prodotti che erano particolari, perché c'erano Mezzago, non c'erano i paesi vicini, e in particolare venne fuori che c'erano queste tre persone anziane che coltivavano ancora l'asparago rosa. Allora, in accordo con l'università, sempre all'interno di quello stanziamento, l'università fece la selezione genetica di quell'asparago rosa di Mezzago, per cui tra le 3-4 coltivazioni di asparagi che trovò ancora esistenti a Mezzago, fece un lavoro di laboratorio per selezionare una varietà che potesse essere registrata come asparago rosa di Mezzago. E da lì nacque questa varietà, asparago rosa di Mezzago, che poi è stata registrata nei registri comunitari. Lo dico perché, per esempio, perché lo dico? Dico questa cosa qua, perché qualche volta quando si lavora attorno ai temi dei prodotti tipici locali, si rischia di avere degli scontri per la definizione di che cos'è prodotto tipico, di quale caratteristiche ha. Perché? Perché chi lo sta producendo tende a dire: il prodotto tipico è quello che produco io, non quello che produci tu. Un po' giustamente, dice: cazzo, mi sto sbattendo da anni a produrre quella roba lì e adesso arrivi tu e mi dici che non è più. Allora, l'ideale, almeno nella nostra esperienza, è stato che la definizione delle caratteristiche del prodotto tipico è stata demandata a un soggetto terzo, quindi non uno che stava lì, ma uno competente, l'università, la facoltà di agraria, l'istituto di sperimentazione di una sezione staccata dell'Università Agraria di Milano, che ha definito quali erano le caratteristiche che facevano di quell'asparago rosa coltivato a Mezzago l'eccellenza di asparago rosa che poi sarebbe stato coltivato. Quali erano le procedure di coltivazione? E nel caso nostro non sono state invece definite le procedure di cottura, di cucina, eccetera, eccetera, ma soltanto quelle di coltivazione. Sì, dovresti mettere il microfono. Ah sì, non ve l'ho detto, ma se volete fare delle domande, fermarmi, questionare in qualsiasi momento. Cioè, anche nella nostra esperienza anche c'è dopo. Stata questa fase, no? Dico bene, Vince. Cioè, c'è stato un contatto con l'università per no, comprendere bene qual era la vera tipicità, e quindi diciamo c'è stato questo contatto a livello tecnico, ma c'è stato anche qualche studente, qualcuno magari in mezzo a voi che è andato lì, non so, vuoi dire tu qualcosa, così seguiamo un percorso parallelo. Allora, noi con l'Università di Bari praticamente abbiamo sottoscritto tramite Proloquio e Comune di Minervino Murgio una sorta di protocollo d'intesa in base al quale un primo studente, uno studente di Spinazzola, ha fatto una tesi
triennale sulla cima di Rapa di Minervino, appurando che ci sono delle caratteristiche organolettiche dovute a caratteristiche pedoclimatiche del territorio che rendono una specificità quella della via della cima di Rapa di Minervino. Ovviamente è una cosa che va approfondita meglio e che con l'università approfondiremo proprio con la redazione di un disciplinare ad hoc, come stava dicendo per appunto il professore, dove per l'appunto verranno specificate tutte le caratteristiche relative alla coltivazione, alla concimazione e anche alla cottura a questo punto. Quindi siamo ad un primo passo, l'abbiamo fatto. Sì. Sì, tra l'altro credo ci sia anche un altro pezzo di percorso che si intreccia, che è quello della deco. Passaggio successivo, anzi no, in realtà è stato un po' prima, poco prima di ottenere il riconoscimento di questa varietà, di registrarlo ufficialmente anche ai registri arborei dell'Unione Europea, dei prodotti agricoli, dei prodotti orticoli dell'Unione Europea, a Mezzago abbiamo incontrato Luigi Veronelli, non so quanti di voi lo conoscono. Luigi Veronelli è conosciuto ai più come enologo. Ora, Veronelli è mancato da qualche tempo, insomma, però era conosciuto in Italia essenzialmente come un enologo. È la persona che per prima ha fatto la guida ai vini in Italia. Però Veronelli non era soltanto un enologo, anzi, io ho avuto la fortuna di conoscerlo per pochissimo tempo, ma insomma, chi prima di me l'ha conosciuto molto può testimoniare che fosse essenzialmente un filosofo del rapporto tra la terra e le persone, e che quindi, come dire, quando parlava dei prodotti della terra, in primis del vino, ma poi nel corso della sua vita di molti altri prodotti, in realtà parlava del prodotto, della relazione, del rapporto tra l'uomo, le donne e la loro terra. Di questo parlava. E quindi quando metteva in evidenza l'importanza di valorizzare questo rapporto, contrapponendolo a una produzione industriale massificata, in qualche modo diceva: attenzione, è nel rapporto con la terra che recuperiamo una serie di origini che ci consentono di avere un certo tipo di qualità della vita. Il che non significa che tutti quanti dobbiamo tornare a fare i contadini, ma che tutti quanti dobbiamo avere rispetto per quel tipo di produzione. Questa è la cosa che essenzialmente molto in Italia si è persa. Parlo soprattutto per il Nord Italia. Nord Italia, se dice qualcuno che fa il contadino, ti ridono in faccia, ti ridevano. Adesso dici, beh, almeno tu c'hai un lavoro, ma questo è un altro discorso. Ecco. E questa è una cosa importante, ed è un po' anche, tempo fa avrei detto che è paradossale, in realtà credo che fondamentalmente sia una grande verità, la terra è produttrice di ricchezza, nella misura in cui siamo capaci di, come dire, interagire con lei in maniera equilibrata, se la sfruttiamo nel breve periodo ci si ritorce contro. Dicevo, abbiamo incontrato Veronelli e con lui si è avviato questo percorso della DECO, della denominazione comunale di origine, che ha portato appunto poi alla definizione del disciplinare di coltivazione, eccetera, eccetera. E dicevo, questa è una cosa per certi versi anche simile. Qual è stato il percorso che avete seguito? L'adozione della DECO, poi avete sottoscritto il disciplinare? Sì, dunque. Sì. Allora, noi abbiamo fatto prima un periodo, diciamo, di sensibilizzazione, soprattutto facendo convegni, andando a parlare con i contadini, eccetera, nella quale cercavamo di spiegare quanto fosse importante coltivare l'asparago in un certo modo piuttosto che in un altro, ma anche quanto fosse importante piantare quel tipo di asparago in quel terreno invece che un altro. Perché quello era l'asparago del territorio, prodotto tipico locale, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, abbiamo fatto circa un paio d'anni di attività di sensibilizzazione con le persone che coltivano. E poi è stato fatto un gruppetto di lavoro guidato da questi dell'università che hanno definito il disciplinare di coltivazione,
il disciplinare è stato... Università, facoltà di agraria, amministrazione comunale, proloco e rappresentanti dei coltivatori, questi quattro soggetti, con l'accordo stabilito preventivamente che l'ultima parola sarebbe stata dell'amministrazione comunale, la penultima dell'università, per cui tutti potevano dire la loro, ma di fronte a delle questioni, diciamo, più di natura scientifica avrebbe avuto l'ultima parola l'università, naturalmente. Più di scelte invece che riguardavano la territorialità sarebbe stata dell'amministrazione. Per cui definizione del disciplinare, approvazione con delibera del Consiglio Comunale del disciplinare. Associato al disciplinare c'era anche il regolamento di utilizzo del marchio. Il marchio è quello che vedete lì, Asparago Rosa Mezzago. A quel punto lì, una volta che è stato approvata con delibera del Consiglio Comunale il disciplinare, prego. Ha deliberato il regolamento. Sì, non glielo. No, ma glielo. Glielo spiego, vediamo se mi sposto un attimo. Ha deliberato l'utilizzo del marchio, di questo marchio. Stai, mi sposto subito. Nel regolamento del quale c'era scritto l'uso del marchio e della denominazione viene destinato esclusivamente a chi rispetta il disciplinare, quel disciplinare che era parte integrante e sostanziale della delibera. Quindi non c'è stata un'approvazione del Consiglio Comunale del disciplinare di coltivazione di fatto. Esattamente. Perché questo? Perché c'erano fondamentalmente due questioni fondamentali lì: l'uso della denominazione e l'uso del marchio. Perché erano le due cose su cui poi si è investito, questo lo vedremo subito dopo. Per cui, definizione del disciplinare, delibera di Consiglio Comunale, presentazione ai coltivatori della cosa. Non ho capito. Già attuativo dopo la delibera del Consiglio Comunale? Non ho capito. Era già attuativo l'uso del marchio del disciplinare? Dopo la delibera di Consiglio Comunale? Dunque, all'epoca... Un passo consecutivo, successivo? All'epoca, mi pare fosse le delibere diventavano esecutive dopo 60 giorni dalla pubblicazione all'albo comunale. Adesso non vorrei dire una stupida procedura, insomma. Esattamente. Per cui non era immediatamente attuativa, però in 60 giorni è diventata attuativa. Tanto più che era una delibera che non prevedeva costi a carico dell'amministrazione. Attenzione, questo è un altro aspetto importante. Perché l'amministrazione fece quell'investimento di 50 milioni, anzi in questo momento non l'aveva ancora fatto, però spese 50 milioni di lire, per far cosa? Per dire all'università: producimi le zampe di asparagi di quella varietà lì, e le distribuì ai contadini che accettarono di coltivarle quelle... Esattamente. Per cui il comune regalò le zampe di asparagi, l'asparago, di quella varietà registrata a tutti i contadini che dissero: sì, va bene, mi impegno a coltivarli seguendo la procedura. Com'è? Esattamente. Per cui approvazione del disciplinare, dell'uso della denominazione del marchio da parte del Consiglio Comunale, presentazione, chi ci sta aderisce, adesione formale delle aziende agricole, dei coltivatori alla procedura. E lì l'amministrazione deliberò invece lo stanziamento di 50 milioni di lire per l'acquisto delle zampe, per la richiesta di selezione e l'acquisto delle zampe alla facoltà di agraria. Questo è anche interessante perché si vede che c'è, come dire, un interesse che è scientifico, accademico, ma alla fine è anche un modo per dire che l'università si dice sempre che è lontana dalla produzione, eccetera, eccetera. In questo caso l'università ha comunque ricevuto 50 milioni di lire per fare una roba che era capace di fare, che aveva senso che facesse come università, per cui anche un circuito virtuoso da un certo punto di vista.
distribuite le zampe di asparagi, l'asparago coltivato, il nostro, ma penso più o meno tutti, credo, ha questa caratteristica che si pianta oggi, si raccoglie tra 3 anni, si comincia a raccogliere tra 3 anni, e l'asparagiaia ha un ciclo di vita di 10 anni. Per cui, insomma, questo da un certo punto di vista è stato interessante, perché? Perché dopo che abbiamo distribuito le zampe di asparagi abbiamo avuto 3 anni di tempo per capire adesso cosa facciamo. E l'adesso cosa facciamo è diventato una sorta di laboratorio dove i coltivatori che si sono impegnati all'adozione del disciplinare, l'amministrazione comunale, la Proloco, si sono messi insieme, cosa facciamo, cosa non facciamo, eccetera. E in questi 3 anni è stata delineata la strategia di marketing dell'asparago rosa, che è una strategia di marketing che data quasi 20 anni fa, ma che è valida ancora adesso. E questa è una cosa interessante che riguarda quella parte comunitaria che dicevo prima dell'esperienza, perché di fatto la risposta è sì, ma come volontari. Tutta questa, come si dice, questa presentazione, anche questo layout grafico che è fatto bene, per esempio dopo vi faccio vedere una cosa, è fatto tutto da volontari. Sono professionisti nel loro settore, però hanno deciso di aderire volontariamente a questo progetto che è un progetto comunitario. Allora, la strategia di marketing, ve la dico molto velocemente per sommi capi. Facciamo la sagra degli asparagi, ci capirai, facciamo anche noi la sagra delle cime di rapa. C'è una sagra degli asparagi in un periodo dell'anno molto ben definito, dal 25 aprile, festa della liberazione, al 2 giugno, festa dell'unità d'Italia. 25 aprile, 2 giugno. Quello è il periodo in cui si fa la sagra degli asparagi, che compatibilmente con l'andamento delle stagioni, però coincide esattamente con il periodo di raccolta degli asparagi. Un mese di sagra. Quello che si chiama maggio mezzaghese. Dal 25 aprile al 1 maggio non c'è il ristorante aperto al pubblico, ma solo alle delegazioni, per cui vengono invitati i sindaci dei comuni vicini, gli industriali e le Proloco, eccetera. Per una settimana al ristorante della sagra solo su invito. Questo per diffondere il verbo, diciamo così. Poi dal 1 di maggio la sagra si apre a tutti, liberamente, il ristorante funziona solo il venerdì sera, il sabato sera e la domenica mezzogiorno. È un ristorante della Proloco che compra gli asparagi dalla cooperativa degli asparagi coltori, poi ci arrivo, ne compra circa il 20% della produzione, la compra, i volontari cucinano e tutto quello che viene raccolto viene distribuito alle associazioni del paese, tutto l'utile. Questa cosa qui è stato un percorso virtuoso perché? Perché ha generato che vengono a fare le associazioni, mandano i propri soci a fare i volontari al ristorante della sagra. Per cui tutta la sagra è gestita da volontari. Perché? Tutto quello che viene incassato alla sagra viene redistribuito a tutte le associazioni, dalle società sportive alle associazioni di promozione culturale, l'ARCI, l'ACLI, tutti ricevono con 2 criteri. Uno, quanti volontari hanno mandato, quanto volontariato hanno portato lì, evidentemente. 2, possono chiedere degli stanziamenti straordinari sulla base di progetti che vengono presentati alla Proloco. Per cui la Proloco, fatto 100, quello che incassa, che guadagna dalla sagra degli asparagi, 80 lo distribuisce sulla base del volontariato che viene apportato a tutte le associazioni, rimanente 20 finanzia dei progetti emblematici che vengono presentati dalla singola associazione. Faccio un esempio, c'è un'associazione che si occupa di ospitare i bambini bielorussi di Chernobyl, per fargli ispirare l'aria buona della Lombardia. E sono pochi volontari, però sono tante famiglie che ospitano questi bambini. In realtà mandano pochi volontari alla sagra,
però la Proloco ha ritenuto che questo fosse un progetto meritevole di essere sostenuto e quindi dava dei soldi per pagare il volo aereo della Bielorussia all'Italia, insomma, per cui non soldi che andavano alle famiglie o che continuavano ad ospitarli a spese proprie, ma che consentivano di aumentare il numero di bambini che venivano ospitati. Dicevo quindi, la Sagra, la prima settimana destinata alle delegazioni, ai rappresentanti, eccetera, eccetera, poi aperta a tutti, naturalmente come in ogni Sagra che si rispetti c'è il ristorante della Sagra, ci sono le bancarelle, l'artigianato, annessi e connessi, ecco, non mi veniva in italiano, però ci sono anche i ristoranti professional, quelli che di mestiere fanno da mangiare, insomma, ok? E noi abbiamo scelto di selezionare 20 ristoranti. A 20 ristoranti, non tutti a Mezzago ce n'è uno, per intenderci, è quello l'abbiamo selezionato. E, però nel circondario del paese, nel raggio di 100 km, abbiamo selezionato 20 ristoranti ai quali abbiamo dato al prezzo di costo gli asparagi, a patto che si impegnassero nel periodo di maggio a mettere nel menù il menù asparago rosa. Per cui avevamo un duplice effetto, da una parte quello di vendere gli asparagi senza guadagnarci il reddito, ma di venderli, ma soprattutto di allargare di molto il bacino di quelli che erano interessati ad avere, cioè a provare l'asparago. Per cui la Sagra, le delegazioni, ristoranti non a tutti, questo naturalmente ha fatto sì che all'inizio no, ma dopo qualche anno i ristoranti hanno cominciato ad offrirci più del costo che noi gli chiedevamo pur di avere gli asparagi, mentre invece la scelta che abbiamo sempre fatto noi è stata: manteniamo una produzione non troppo elevata perché non vogliamo sfruttare troppo la terra, vogliamo valorizzarla, e facciamo in modo che questo alzi il prezzo. E il risultato è stato che questi 20 sono ancora oggi, dopo 20 anni, sono ancora 20 gli asparagi che fanno, e in realtà qualcuno è uscito, è entrato qualcuno nuovo, insomma, poi succedono anche delle cose strane, insomma. E poi ne parliamo. Ristoranti e grande distribuzione. La grande distribuzione è un problema. Perché se io vado, adesso non so quali catene ci siano, da noi c'è Esselunga, Auchan, insomma, grande distribuzione quella. Se vado alla grande distribuzione, o mi prende tutto, o fa un prezzo bassissimo, vuole un prezzo bassissimo, e noi abbiamo detto, guardate, noi ve li portiamo. Vogliamo 7 euro al chilo, non vi facciamo niente di sconto. Ma li portiamo non da distribuire a voi, decidiamo noi in quali dei grandi magazzini li potete distribuire. Per cui abbiamo fatto un contratto con Esselunga e con Auchan e con Ipermercato, per cui portiamo ancora adesso gli asparagi solo in alcuni punti vendita e non in tutti. E anche lì sono selezionati o perché sono vicini a Mezzago, o perché sono vicini a Milano. Questi sono essenzialmente i due criteri con cui. Perché Milano per noi è un mercato enorme. Insomma, Mezzago è a circa 35 km da Milano. Però ci rendiamo conto che se vogliamo mantenere soprattutto gli standard di redditività di questo prodotto, dobbiamo vendere ai cittadini. Perché sono gli unici che sono disposti a pagare per un prodotto di una certa qualità, che ha un certo nomea, eccetera, eccetera. E i nostri compaesani se li coltivano da soli, gli asparagi, non hanno bisogno di comprarli a 7 euro al chilo, fondamentalmente. E, diciamo, una delle cose strane che è successa è, per esempio, che ci sono alcuni negozi della grande distribuzione che li usano come prodotti civetta, per cui a noi li comprano e li pagano 7 euro al chilo, poi loro li mettono in vendita a 2,50 euro. E li mettono sui fogli, quelli dove fanno le grandi, per cui li usano per attirare persone, che per noi è un problema,
perché se vai lì e li trovi a 2,50 euro quando in tutti gli altri posti li vendi a 7, però dall'altra parte loro, e quindi noi abbiamo chiesto di inserire nei contratti di fornitura di non poterli usare come prodotti civetta. Loro ci hanno detto: se ce li volete vendere, decidiamo noi cosa fare con i prodotti civetta. Sì, e posso dire la verità, a me, che loro ce li pagano 7 euro al chilo e poi li mettono in vendita da 2 euro, a me mi fa anche piacere, cioè, se ci smenano un po' loro, cazzi no, sono cavoli loro, sono asparagi loro, ecco. Questo, che altro abbiamo fatto in termini di strategia? Ah, ecco, siamo entrati un po' nei circuiti, diciamo quelli istituzionali, che fanno le regioni di solito, no? La filiera dei prodotti, dei prodotti agricoli tipici, cioè, insomma, cose abbastanza classiche che fanno molte istituzioni e province, e lì ci siamo sempre inseriti, sempre dicendo noi siamo la Sparacorosa di Mezzago, eccetera, eccetera. Quindi puntando molto sul piano della comunicazione. Questo era stato l'investimento grosso che è stato fatto. Ecco, mi fermo un attimo su questo e poi faccio un salto indietro. Prima Francesco diceva siamo un consorzio di produttori. No, in realtà la Sparacorosa di Mezzago è prodotto da aziende agricole che hanno costituita una cooperativa agricola, si chiama Cooperativa degli Asparagicoltori, Cooperativa dei Produttori di Asparagi, e la cooperativa, quindi, che non è un consorzio, è un consorzio di fatto, come se fosse un consorzio agrario di conferimento del prodotto, in realtà però la forma giuridica è quella della cooperativa agricola. La cooperativa, nel disciplinare è previsto che se produci col disciplinare, la produzione deve essere conferita alla cooperativa, non puoi venderla autonomamente, salvo che in pieno campo. Per cui nell'azienda agricola la puoi vendere, non puoi commercializzarla fuori da lì. Tutta la commercializzazione fuori da lì deve passare dalla cooperativa, che non è un vincolo da poco per un agricoltore, per un produttore. Non ho capito. In pieno campo oppure in coltura protetta? Tutto a pieno campo, adesso poi ve la faccio vedere. La spada già in pieno campo? Pieno campo, sì. In realtà con una pacciamatura, ma dopo ve la faccio vedere. La cooperativa è stato uno dei prodotti di quei 3 anni che sono intercorsi tra la semina delle prime zampe di asparago e la prima raccolta. In quei 3 anni in cui ci si è cosa facciamo, cosa non facciamo, una delle cose che è uscita è questa. Ok, facciamo una cooperativa che si occupi sostanzialmente di 2 cose, comunicazione e commercializzazione. Punto. La cooperativa questo fa. La cooperativa è quella che fa i contratti con la grande amministrazione, con la grande distribuzione, che fa i contratti con i ristoranti. E fino adesso la cooperativa... Salve. La cooperativa fino adesso ha sempre venduto tutto quello che gli è stato conferito e anzi in questi 20 anni sempre si è trovata nelle condizioni a un certo punto di dire che non ne aveva più. Cioè il prodotto è sempre stato inferiore rispetto alle richieste. La cooperativa nella commercializzazione, visto che noi abbiamo questo problema di fondo qui da noi, avete trovato prima l'espediente dei ristoratori, poi vi siete interfacciati con la GDO. Sagra, la prima cosa è stata la Sagra. I ristoranti con le varie delegazioni, poi insomma il proseguo della Sagra stessa. GDO. La GDO e i ristoranti che hanno fatto questa sorta di circuito. Esattamente. No? E in questo percorso... E tutte le aziende hanno anche sempre venduto una piccola parte in pieno campo. Direttamente in azienda. E in questo percorso ci sono sempre professionisti che hanno dato liberamente la loro disponibilità. Sempre volontari. Sempre volontari? Quindi siete fortunatissimi. Sì, non so se il fatto è che siamo fortunatissimi
o se il fatto è che si comprende il vantaggio che c'è ad avere questo tipo di organizzazione trasversale ai diversi produttori, tanto che ci si sente di partecipare volontariamente. E poi anche nella cooperativa degli asparagicoltori, appunto, dove sostanzialmente abbiamo una persona dipendente nella cooperativa di asparagicoltori, uno solo. Quello che dicevo prima, dei volontari che vanno alla sagra degli asparagi a fare i camerieri, a cucinare, eccetera, eccetera, succede che, come dire, le associazioni territoriali hanno interesse a fare volontariato nella cooperativa, perché questo gli ritorna anche in termini di contributi, gli ritorna anche in termini di contributi economici, gli ritorna anche in termini di status all'interno della comunità locale. Non prima, quando vi dicevo, l'esperienza della Sparagorosa è anche un'esperienza di vita comunitaria, no? Per cui ci si è riconosciuti. Adesso sembra ridicolo, un anno nella Sagra degli Asparagi mi hanno invitato degli scultori, degli artisti, scusate, cioè c'erano scultori, pittori, eccetera, a dire: rappresentate voi l'asparagorosa. È arrivato uno scultore, ha preso un tronco d'albero così e ha scolpito una asparagorosa. Ora, con tutta l'ambiguità che voi potete immaginare, cioè, esattamente, non aprire il microfono, insomma. E però è stato messo in piazza, nella piazza di Mezzago, c'è ancora adesso questo asparago lì che svetta, insomma. E c'è un locale che fa musica dal vivo, soprattutto per i giovani, ha fatto un concorso, si chiama l'asparago d'oro. Potete immaginarvi i giovani di Mezzago, insomma, che quanta ironia fanno intorno all'asparago rosa, insomma. Però tutto ciò per dire cosa? Che l'esperienza dell'asparago rosa è un'esperienza che in modi diversi coinvolge tutta la comunità. Ma poi sono cose che credo che sono molto presenti anche nelle realtà vostre. Quello che forse si fa fatica a fare è, come dire, sistematizzarli e metterli in fila. So, per esempio, io ho due figli che adesso hanno uno 20 e uno 16 anni. Quello di 20 anni, la prima morosa, dove se l'è trovata, la prima fidanzata, andava a fare il volontario cameriere alla Sagra degli Asparagi e si è messo con la tipa di una classe meno di lui perché gli piaceva andare in giro a servire insieme. Allora, ciò per dire che questa è un'esperienza che veramente riguarda tutta la comunità. E la Proloco, che è un po', come dire, il motore di tutta questa cosa, è un'associazione che, attenzione, la Proloco ha due tipi di soci da noi. Sono soci le associazioni, e sono soci le singole persone, i singoli cittadini. Per cui, come dire, diventa motore di vita comunitaria. Questo è importante. E il nostro paese è un paese che ha una tradizionale giunta di centrosinistra, e da sempre, dal 46 ad oggi, ma c'è una forte presenza di una componente cattolica che fino a qualche anno fa si riconosceva nella DC. La cosa interessante è che questa cosa della asparagorosa è stata una cosa che ha messo insieme queste due componenti, che fino a prima della asparagorosa si guardavano come noi, cioè, per noi c'erano i quartieri, il Vaticano era dove c'erano le cooperative edili di area bianca e il Colosseo era dove c'erano le cooperative edili rosse, insomma, c'erano proprio due parti del paese. Questa esperienza è stata un'esperienza che ha messo insieme queste parti, è diventato un modo, soprattutto a partire dai ragazzini, che sono stati spesso l'anima del volontariato della sagra e che quindi poi nel tempo sono diventati grandi, ha messo molto insieme questa vita comunitaria.